Da un punto di vista strettamente musicale, la fine degli anni Ottanta è stata caratterizzata da un album che ha decretato, in pratica, il tramonto del cosiddetto synth pop e l'avvento di un nuovo modo di utilizzare i suoni sintetici ottenuti dagli strumenti elettronici per creare una musica più densa, a tratti malinconica, che alcuni definiscono dark wave, perché ovviamente c'è sempre bisogno di definire le cose. L'album che determina questo cambiamento si intitola Violator ed è il settimo album di un gruppo inglese il cui nome è famosissimo, i Depeche Mode, che calcano le scene ormai da più di 40 anni. Ebbene, per registrare questo album, che si rivelerà probabilmente il più importante della loro carriera, i Depeche Mode arrivarono esattamente nell'estate del 1989, udite udite, a Milano. Metà di questo disco è stata infatti registrata presso i Logic Studios dei fratelli La Bionda, che si trovavano nello stesso palazzo dove aveva sede la casa discografica La CGD di Sugar e Caterina Caselli. In questo album, costellato di brani diventati famosissimi come Personal Jesus, Enjoy the Silence o World in My Eyes, c'è una piccola gemma quasi nascosta, secondo me molto intrigante, che si intitola Waiting for the Night. È un brano in realtà molto semplice, composto dalla canonica successione di strofe e ritornelli, con solo un breve momento di raccordo, il tipico bridge, nella seconda parte. Il testo è crepuscolare e lascia spazio all'immaginazione. I'm waiting for the night to fall, I know that you will save us all, when everything is dark keeps us from the stark reality. Sto aspettando che cali la notte, so che salverà tutti noi, quando tutto è buio ci tiene lontano dalla dura realtà. È una composizione nella quale testo e musica si sposano perfettamente e per riuscire a gustarla veramente bisogna mettersi in osservazione, reale o immaginaria, di un panorama notturno dove tutto sembra sempre uguale, ma in realtà, una volta adattati gli occhi all'oscurità, si riescono a cogliere diverse sfumature di ombre e di piccole scie di luce. Ma al solito, se volete saperne di più su Waiting for the Night, su Depeche Mode e sulla loro avventura ai Logic Studios di Milano, nell'estate dell'89, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Moliche d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di tanto altro. Nel frattempo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.